Tanto devo andare dai villager a ripararmi l'elitra, perché chiaramente è disintegrata. L'abbiamo recuperata, o meglio l'ho recuperata. Poi quando vi farò uscire il video vedrete, però ce l'abbiamo fatta. Oh, ha cagato un uovo. Vediamo se esce qualcosa. Assolutamente no, ottimo. Ah giusto, questa l'ho presa anche per finire la villa, quindi adesso andiamo anche a finirla. Andiamo a fare la parte e la piscina. Boh, dai, le litre siamo messi ok. E quarzo ne ho un po', boh, andiamo dai. Anzi, vado solo a prendermi altra terracotta nera prima, così nel caso quella non mi bastasse ho 8, 12 pezzettini che non fanno male. Basta, ma quante cose ci sono? Posso dormire da qualche parte, per favore? Aia, andiamo a casa. Non lo so, e che palle. Oh, finalmente, era ora. Che cavolo. Magari gli ho dei cactus al deposito. Scusi, proprietà privata. No. Io li odio i creeper. Oh, cactus, i cactus. I cactus, i cactus. Eccoli qua. Quanto colorante mi servirà per colorare queste cose? Allora, eravamo rimasti qui. Ah, il vetro nero, zio patata. Ecco cosa mancava. Allora, come la vogliamo fare? Innanzitutto devo tirare comunque su questo per fo. Qui sotto, come chiudiamo? Allora, o continuo la fila di quarzo e quindi sopra poi abbiamo la piscina fatta. Non serve che la rialzo. In realtà, così non mi dispiacerebbe. Grazie mille del follow, Matteo. Benvenuto tra i procioni. Ta-na-na-na-na. E qua che c'era? Un blocco. Ta-na-na-na-na. Nessuno l'ha visto. Finiamo il pavimento. Andiamo a prenderci le scale. Doveva proprio laggare in quel momento. Cioè, è incredibile. È un complotto. È chiaramente un complotto. Poi dentro mi servono delle scale, perché sennò io non salgo più. Allora, qua ci devo mettere le led, le ladders. E quindi anche qui... Però è veramente brutta sta roba. Fatemi cambiare. Facciamo la parete delle scale qua. Così almeno è continua e va su. Ehi, ciao. Vedo che siete tornati. Volete il vostro pane anche oggi? Andate là in fondo. Non disturbatemi, grazie. Questa villa non è ancora aperta al pubblico. Ma poi ha senso chiudere questo coso? Allora, dannato quarzo, puoi metterti come dico io. Però aspettate, aspettate. Ho un dubbio. Ho un dubbio amletico che non si potrà fare. Qui, forse, dico forse, se modifichiamo un po' la stanza sopra, potremo ricavare una bella stanza con una doppia altezza. Forse non è male, però un attimo da capire come farla. Comunque queste scale non mi piacciono. Qualcuno ha qualche consiglio su come migliorarle? C'è qualcosa che non lo so, non mi convince. Manca qualcosa. E so cosa, cioè un parapetto. Però non saprei come farlo. Perché vabbè, di qua è ok, però c'è qui, cadi giù. Se no potrei fare la scala da due, però gli manca poi... Cioè la porta è scentrata, insomma, non è proprio il massimo. Questa qua, voi cosa dite? La lasciamo così o tiro giù tutta la parte scura? Forse è meglio. Cioè così veramente non mi sta facendo impazzire. Perché così diamo un senso alla parte scura che è letteralmente la scala di servizio. No. Forse va alzato un po'. Non lo so. Voi che dite? Alziamo la parte nera. Così mi sembra forse un po' troppo... Un po' troppo me. Forse se alziamo solo questo. Non lo so. Forse la alzerei... Però poi diventa troppo... No, leviamola. Non mi piace. Dai! Maledizione. Qui teniamo la doppia altezza. Allora, possiamo fare una cosa così, tipo parapetto. E possiamo vedere giù. Questa vetrata però non ha più senso a questo punto. Quindi possiamo levarla. E questa pure in realtà non c'ha più senso. Questa la facciamo tutta lunga. Siamo belli che a posto. Da. Così almeno da sopra vediamo fuori. E questa in realtà pure, però devo metterci qualcosa per passare, perché sennò non passa. Oppure no, perché io ho le slab che arrivano qua e quindi questo dovrebbe essere l'ultimo layer di vetro. Ciao così e poi c'è il tetto. Potrebbe starci. No, ma che schifo sta cosa. No, che fastidio. Se faccio così meglio, però vediamolo di là. No, meglio, però
questo non... No. Cioè, no. No, non mi piace questo attacco. Però non è che abbia grandi possibilità, quindi per ora lasciamolo così. Qua direi che ci siamo, mi piace. Qui dobbiamo andare a chiudere. Pa, 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 pa. Per ora è ok, poi dovremo anche decidere come adibirli gli spazi, ma dopo. Dai che è notte, fammi dormire. Guarda, non c'è neanche più il sole. Perché non posso dormire? Oh, ah, come state bene qui? Ma lui si ripara dal sole. No, in realtà a sto punto proviamo a fare un parapetto con le scale, se riesco. O magari anche solo a girarle al contrario, magari funziona bene. Fermi. Forse ce l'abbiamo fatta. L'idea del secolo, assurdo. Dai, già meglio. Abbiamo lo spessore, finalmente. Oh, vediamola un attimo. Ma quanti salmoni ci sono? Si sono ripopolati. Che cavolo, ma è uno stagno di salmoni. Ma quanti sono? Poi ci sono i tre tizi laggiù in fondo, separati dagli altri. E siano diversi? Io non credo. Sono sempre pesci. Allora, questo lato, bene o male, parrebbe ok. Forse qui ci va qualcosa sopra. Qui. Che magari arriva fin qua giù, che fa tipo da copertura. Come si chiama? La... Vabbè, avete capito. Tettoia. Di qua questa vetratona mi piace. Mentre da questo lato ci accontenteremo di questo. Boh, questa parte qua non mi fa impazzire, però è comunque diversa dall'altra, quindi va bene così. Beh, direi che possiamo provare a fare questa cosa qua. Qui potremmo provare a fare una tettoia, solo che mi serve una quantità di carbone e legna industriale. Questa ce l'abbiamo. No, non voglio usare quello della jungle. Allora, mi servono gli stecchini. Ok. Abbiamo finito la carbonella? No, cosa mancano? Gli stecchini. Fantastico. Allora, prendiamo questo e vediamo se riusciamo a fare air portico. Anche se però, forse lo farei più sopra. Forse sopra ha più senso. Forse sopra ha più senso che... Però sopra potrei metterci gli ombrelloni. Che non hanno comunque senso. Ah, qui abbiamo 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Però se non lo faccio lungo fino in fondo andrà bene comunque, no? Tipo 1, 2, 3, 4, 5. Possiamo farlo fino a inizio scala. Qua. Teniamolo un po' da distante. Vediamo se con una tettoia può cambiare qualcosa. Allora, immaginiamo una bella tettoia sparsa di campfire in quel luogo. Non lo so, perché è tutto bianco e poi c'è sto pezzo di legno. Però potrebbe aver senso. È vero che devo fare anche il porticato qua sotto. Boh, facciamolo, al massimo lo leviamo se fa schifo. Oh, come bruciano bene le mie chiappette. Bene, adesso che ne abbiamo fatto metà, andiamo a spegnere tutto. Il pompiere paura non ne ha. Grazie mille del follow, Loop. Beh, dai. Ci sta, in realtà. Non mi dispiace. Forse posso le cadere qua davanti? Tirarle su e allungarla? Alla fine cadrebbe qua. Boh, proviamo. Tanto l'unica cosa che mi serve è la carbonella, praticamente. No, no, zio, ti sei spiaggiato, via. Non sei una balena. Forza. È solo un calamaro. Vai. Torna nel mare aperto. Non vuole. Va bene. Allora rimani lì. Cosa ti devo dire? Se poi muori, non è colpa mia, eh. Io ti ho provato a salvare. E ora, beh, tempo di fare 4979 campfire. No, no, ma ti sei portato l'amico. Via, via. Via, ho detto. Non è... No, no, sta morendo. E io te l'avevo detto, però, di stare attento. Scusa, no, non volevo. Nessuno di voi ha visto niente, comunque. Comunque, oh, sono spariti i salmoni. Ce n'erano in quantità industriali e ora sono sparati. Ma pure tu, basta. E niente, è morto anche lui. Va bene, riposeranno i nostri cuori. Vediamo se c'è un panda. Non mi ricordo se è questa la bamboo jungle che ho o quella di là. Oh, 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 oh. Eccolo là, eccolo qua. Il guerriero dragone. È inutile che mi guardi così. Ti ho scoperto. Ok, lasciamolo in pace prima che mi tiri un calcio ben assestato o mi lanci un raviolo addosso.
Non so se mi fa impazzire questa cosa davanti, adesso ho visto che si sono attaccate, però pensavo molto molto peggio il tutto. Quindi in realtà ci va anche bene. È notte? È vero che è notte? Dai che è notte. Lo so che è notte. Fammi dormire. Guarda, il sole se ne sta andando. Lui sta andando a dormire. Fammi dormire. E che cavolo. Niente. Niente. Non vogliono. Vabbè. Non se può. Oh, finalmente.